Bella a tutti ragazzi e benvenuti al secondo episodio giornaliero sul mio canale. Allora, quest'oggi ho deciso di portarvi un altro episodio su Football Manager perché mi avete detto di continuarla molto velocemente perché è una serie che vi sta prendendo veramente tanto con un gioco che state iniziando ad amare. Ed è un gioco che io stradoro e so che anche molti di voi ci giocano. Allora, mancano esattamente, un attimo, 3, 6, 9 partite alla fine di questa stagione. Melfi, Aversa Normanna, Regina, Juve Stabia, finale di Coppa Italia Lega Pro. Poi Savoia, Benevento, Barletta e Martina Franca. Allora, prima di giocare voglio farvi vedere un paio di cose che ho fatto prima dell'inizio dell'episodio. A parte il fatto che ho messo l'allenamento, comunque ho sistemato l'allenamento per le prossime settimane, e poi ho dato un'occhiata ai giovani che abbiamo in squadra. Ho visto molto interessanti tre giocatori, cioè i giovani sono proprio i più giovani nella categoria giovani. Nicola Maresca può giocare come punta, può giocare come esterno, ma ha davvero delle caratteristiche incredibili. Poi è un classe 99 e potremmo prenderlo a parametro 0. Secondo me potrebbe essere un buon acquisto per il futuro, naturalmente, raga, non sto parlando di adesso. Poi Cosimo Damiano Mercadante. Ok, ecco qua le sue statistiche. Anche lui non è malissimo come giocatore. Anche lui classe 99. Per un futuro comunque da tenere in squadra come riserva. Poi magari diventerà magari un titolare, chi lo sa. Però ha delle buone statistiche per cominciare, magari poi potremo mandarlo anche in prestito. E poi Sergio Vicedomini, sì, proprio lui. Guardate che statistiche che ha, davvero impressionanti, un difensore centrale. Sono soddisfatto di questi tre giovani, speriamo di riuscirli a prendere entrambi, tutti e tre a parametro zero. Sono nostri giovani, ma devi offrire il contratto naturalmente. Raga, faccio un'offerta anche per questo portiere comunque, perché non è malissimo. Adesso vi faccio vedere le sue caratteristiche, le sue abilità. Per essere un portiere classe 99 giovane ha davvero delle ottime caratteristiche. Potrebbe diventare tipo il nostro terzo portiere volendo in futuro. Allora, sia Maresca che Vicedomini firmano un contratto giovanile con noi. Perfetto, raga. Tra pochissimo andiamo a sfidare il Melfi in campionato. E firma anche Mercadante. Allora, andiamo a sistemare la formazione. Stavo pensando, dato che siamo nelle ultime giornate di campionato comunque, potremmo dare spazio anche a alcuni giovani, soprattutto nelle partite un po' più facili per noi. Ok raga, giochiamo con Caglioni, Lopez, Capradossi, Vineto, Doncor, Mannini, Murza, Felipe Gomez, Di Chiara, e lì davanti la coppia Miccoli, Moscardelli. Ho portato già in prima squadra Nicola Maresca, che è il giovane che abbiamo appena preso, per magari buttarlo in campo negli ultimi minuti. Allora raga, prima ho detto alla squadra di continuare così perché possiamo allungare la nostra striscia di vittorie, e poi in maniera energica ho detto a tutto di crederci. Loro sono abbastanza motivati. Cominciamo. Lecce, Melfi, Murza dentro per Moscardelli, Mannini fermato, stavolta c'è, sì, calcio di rigore per il Lecce, andrà a batterlo sicuramente il capitano Fabrizio Miccoli. Al 13° minuto, vediamo se riuscirà a trasformarlo. Devo stare molto attenti raga perché il Melfi non è in una buona classifica, però è un ottimo, la rete di Miccoli qui, però sono partite molto difficili, soprattutto in Lega Pro. Qualsiasi partita è difficile. Comunque lo stadio è sempre più pieno. Rivediamo la rete dal dischetto di Fabrizio Miccoli, che spiazza, che angolo la palla, dove il portiere non può arrivare. 1-0 Lecce al 15°. Fabrizio Miccoli la butta dentro, Moscardelli prolunga e poi la rete di Mannini. 2-0 Lecce, raga. Speriamo di segnare più gol possibili, perché nel finale, comunque nel secondo tempo, vorrei far entrare un paio di giocatori giovani. Rivediamo qua il cross di Fabrizio Miccoli per la testa di Moscardelli, che prolunga per Mannini, che al volo batte il portiere avversario. 2-0. Occhio qua al calcio d'angolo, la palla dentro e c'è la rete. Me la sono gufata da solo perché ho detto che volevo segnare tanti gol prima della fine della partita. E loro accorciano le distanze con questo colpo di testa sul calcio d'angolo. Rivediamo, non ha potuto far nulla Caglioni. Chi è che stava marcando? De Filippo. Fabrizio Miccoli, che non è che sia il massimo come colpitore di testa. Felipe Gomez dentro per Di Chiara, la palla per Miccoli, fermato, la palla arriva a Di Chiara! Gianluca Di Chiara gioca da esterno sinistro in questa partita, non come terzino sinistro, e si sta facendo valere l'ex Catanzaro, ex Palermo, Gianluca Di Chiara. Rivediamo qui l'intervento di Tundo e poi Di Chiara col destro, non ci pensa due volte e la mette dentro. Murza dentro per Moscardelli, Moscardelli la traversa! Lopez dentro per Di Chiara, Di Chiara in aria! Di Chiara la mette in mezzo! Che gol di Di Chiara! Forse autogol. Però Di Chiara cosa aveva fatto? La palla sul secondo palo, la sfiora il difensore, la mette dentro lui.
Secondo me poteva anche essere gol di Dichiara. Vediamo adesso se addirittura era fondamentale. Dichiara. Sì, no, no, l'ha buttata proprio dentro lui. Forse non lo so, raga, non lo so. Comunque, 4-1 al 36esimo. Murgia dentro per Miccoli, la palla per Moscardelli, deviata la parata di Perina, che è il fratello di Perin. Coppia d'attacco nuova, escono Moscardelli e Miccoli per dar spazio a Guidiala e Nicola Maresca, che è il giovane di cui vi parlavo, il giovane che abbiamo appena preso. Dentro per Mannini, bella palla, fino in fondo, può andare al cross Mannini, lo effettua di testa, Murgia la traversa. Palla al piede, poi la palla dietro per Felipe Gomez, voglio il gol, ne voglio un altro, Felipe Gomez. Dentro per Maresca, che prova a girarsi, appoggia dietro per Murgia, ancora Maresca, si gira, dentro per Guidiala, Guidiala! Adama Guidiala, l'assist del neoentrato Nicola Maresca, cioè la coppia d'attacco ha messo a segno un gol, perché l'assist è di Maresca per Guidiala, che segna il gol del 5-1. È quasi finita la partita, manca pochissimi secondi. Felipe Gomez, Maresca, il cross, non ci arriva nessuno e finisce qua 5-1, raga. Ottima partita davvero, non possiamo di certo lamentarci, abbiamo fatto una partita quasi perfetto, e dico ben fatto, e loro sono molto contenti. Allora, con una partita in meno voliamo a quota 72 a più 4 dalla Salernitana. Ottimo, davvero ottimo. Allora, raga, ho parlato con Moscardelli chiedendogli se voleva far da tutor a Nicola Maresca, il nuovo giovane, e lui ha accettato. Naturalmente anche Maresca è molto entusiasta di questa cosa. Brutta notizia per noi, perché a Mami, come ci dice il capo fisioterapista Giovanni Rizzo, dovrà star fuori per 4 settimane per un'infiammazione al tendine del ginocchio. Salta quindi sicuramente la finale. Invece tornerà sicuramente per la finale Claudio Morro, perché starà fuori soltanto per altri 2 giorni a causa di una mandibola fratturata. Mamma mia, brutta notizia. Infortunato Mastalli, fuori per ben 7 settimane, quindi possiamo dire che ormai per lui il campionato è finito. Tanti infortuni, raga, purtroppo. Andiamo a giocare contro la Versa Normanna e vediamo di allungare ancora in classifica. Ok, raga, giochiamo con Caglione, Lopez, Caprarossi, Doncor, Beduschi, Bentivegna, Murgia, Felipe Gomez, Embalo, Miccoli, Moscardelli. Non gioca Mannini, faccio giocare Bentivegna perché voglio dare spazio un po' più ai nostri giovani per queste ultime partite. So che Bentivegna andrà via a fine stagione, ma proverò a far di tutto per riprendermelo, perché è davvero un giocatore straordinario, ce ne siamo accorti durante comunque l'anno, ma anche nella realtà è veramente forte. Dovrebbe andare in prestito qualche squadra di B quest'anno. Voglio la vittoria. Loro, qualcuno è motivato, qualcuno no, quindi in maniera energica dico a tutti di crederci. Dai, dai, e così va alla grande, raga. Comincia. Aversa Normanna, Lecce. Ancora Carlo Zembalo, va al cross per Moscardelli, che con l'esterno la mette dentro lui. 1-0 per il Lecce. Il 20° centro di Moscardelli in campionato. E naturalmente, se Saltelli segna Moscardelli, non dimentichiamoci il coro. Che azione di Carlo Zembalo, tutta in velocità, poi il bellissimo cross. E d'esterno Moscardelli la mette dentro. Allora, ho fatto entrare di nuovo la coppia d'attacco della scorsa partita, cioè del finale della scorsa partita, cioè Guidiala e Maresca per Miccoli e Moscardelli. Maresca si gira bene, uno contro uno, con la punta per Guidiala, fermato, calcio di rigore. Raga, i due giovani si stanno facendo valere. Si guadagna il rigore Guidiala, viene espulso Scognamillo. Quindi forse va a batterlo Guidiala, non penso proprio. Sì, va proprio lui. Adama Guidiala contro Lago Marsini. Vediamo se Guidiala la mette dentro. Guidiala col destro. Adama Guidiala, secondo centro, 2 partite per lui. Sono molto contento per il nostro giovane, che siamo riusciti a prendere a parametro zero, scovato dal nulla, ex OM, ex Inter, che sta facendo comunque una buona stagione nonostante non stia giocando tantissimo. Ma davvero ci sta stupendo piano piano, sta facendo vedere le sue qualità. Non ci credo, si è fatto male, non ci credo. Dentro Gondo per Guidiala, raga. Bentivegna può andare con la punta per Gondo appena entrato. La palla per Maresca, sbagliata. Gondo ancora per Murgia. Fa partire Bentivegna, bella palla. Bentivegna da solo. Bentivegna col destro. Il tiro deviato. Don Corre, il cambio di gioco intelligente per Embalo. Può andare. Carlo Zembalo va al cross per Gondo. 3-0 Lecce. Anche Gondo, dopo tantissimo tempo, la mette dentro. Finalmente, era davvero da tanto tempo che Gondo comunque non giocava. L'assist ancora di Carlo Zembalo, che mette a segno il suo secondo assist in partita. Poi la testa di Gondo per il 3-0 del Lecce. Ancora Bentivegna, vediamo se va al tiro. Appoggia per Felipe Gomez. Poi Maresca. Maresca, no, peccato. E mi sa che finisce qua
proprio sul tiro di Maresca. Infatti è così, il Lecce trionfa anche in questa partita. Sono molto soddisfatto, raga. Vinciamo in trasferta per 3-0, comunque contro una squadra non fortissima, però non possiamo di certo lamentarci. Una gran bella vittoria, complimenti. Si allunga e voliamo a più 7 dalla Salernitana. Per fortuna l'infortunio di Guidiano non è così grave, starà fuori soltanto per 5-6 giorni per una botta ad una gamba. Ho dovuto dare un'occhiata ai giocatori che andavano in scadenza di contratto, dato che dovevamo per forza rinnovare il contratto a molti. Purtroppo non sono riuscito a farlo con tutti, però con qualcuno sì, comunque vi arriva l'email, quella contratti in scadenza. Però con molti giocatori io l'ho fatto, sono riuscito a rinnovare il contratto almeno per un altro anno, anche di qualche giocatore in prestito, però non con tutti, perché qualcuno chiedeva veramente tanto di stipendio, quindi era un po' inutile comunque offrire uno stipendio per un giocatore magari che io non volevo proprio in squadra. Ottimo raga, firmano Caglioni, Herrera, Mannini, Finotti e Beduschi. Allora, andiamo a giocare contro la Regina, partita molto importante per noi, perché comunque la Regina è la squadra più forte che abbiamo sfidato, che sfideremo comunque in questi episodi. Ottimo, giochiamo con Caglioni, Lopez, Caprarossi, Doncor, Beduschi, Mannini, Mauri, Filipe Gomez, Herrera, Miccoli e Moscardelli. Più o meno qualcuno è motivato, qualcuno ascolta, e per il resto va bene così, dai. Regina Lecce, partita importantissima. Può andare lui, fresco di rinnovo del contratto, la mette sul secondo palo, Herrera per poco non segna subito dopo 16 secondi. Viola in aria, viola il cross e c'è la rete di Valotti. Marco Valotti porta in vantaggio la Regina all'ottavo minuto. Rivediamo qui l'assist di Viola, si è fatto sorprendere, dovrebbe essere Caprarossi questo. Sì, infatti Caprarossi, poi l'assist di Viola quindi per Valotti e c'è il gol del 1-0 della Regina. Passiamo quindi in svantaggio per la prima volta in questo episodio. Occhio all'inserimento, c'è il 2-0. La rete di Zibert per il 2-0 della Regina, completamente immobile il nostro giocatore. Si è fatto sorprendere metà difesa, rivediamo, lui fa un inserimento centrale, nessuno che lo ferma. Chi è questo qua? Doveva essere forse José Mauri. 2-0 al quindicesimo minuto e adesso proviamoci fino alla fine. Mannini va al cross, Miccoli fermato per Moscardelli, sbaglia, si divora davvero un gol clamoroso. Calcio di punizione, vai Miccoli il palo, la rete invece. Che punizione di Miccoli, la palla che sfiora il palo e poi entra in rete, il 2-1. Rivediamo la punizione di Fabrizio Miccoli, piano vediamo. Sotto l'incrocio dei pali, raga, una posizione assurda. 2-1. Brutta roba, raga, in maniera aggressiva. Sì, mi aspetto uno spettacolo di gran lunga migliore da voi nel secondo tempo. Speriamo bene. Comincia la ripresa di Regina Lecce. Stiamo perdendo. Filipe Gomez per Miccoli, è defilato. Ancora per Filipe Gomez, il tiro al volo, poi la testa di Mannini. Fresco di rinnovo contrattuale, Daniele Mannini, 2-2, il Lecce pareggia, vamonos, e adesso tentiamo il colpaccio, voglio la vittoria. Qui Miccoli appoggia dietro per Filipe Gomez, che va il tiro al volo sul secondo palo, Mannini non di testa ma con il piede la mette dentro, 2-2. Doppio cambio per noi, dentro Nicola Maresca per Moscardelli che sta giocando male, e fuori anche Mannini per Accursio Bentivegna. La palla dentro per José Mauri, dentro per Maresca la parata. Peccato, calcio d'angolo però. Beduschi per Miccoli, niente da fare. La palla arriva a Miccoli, uno contro uno, il tiro, la parata del portiere avversario. Occhio, la palla arriva lì, Caglioni bravissimo, bravo Caglioni. Tiro, poi Caprarossi appoggia, Bentivegna, fermato, non è rigore. Palla in avanti per Miccoli, da solo, Miccoli d'aria, Miccoli, il palo, clamoroso. Beduschi va al cross, la palla dentro, non ci arriva nessuno. Ancora Beduschi di testa, Bentivegna, appoggia, il tiro di José Mauri, embalo. La paratissima, incredibile, ancora Embalo, in aria, Embalo, calcio di rigore, proprio alla fine, il rigore di Cirillo. Mamma mia che finale di partita. Fabrizio Miccoli, calma capitano, uno contro uno, attenzione, Miccoli col destro, Fabrizio Miccoli, Lecce in vantaggio, 3-2, proprio nel finale di partita. Raga, Miccoli e Moscardelli in due hanno fatto quasi 40 gol, mamma mia. La rete di Fabrizio Miccoli, dal dischetto, la rete che porta in vantaggio il Lecce. Forse, non la gufo però, sto zitto, manco un minuto. Bentivegna finisce qua, il Lecce vince e trionfa, batte la Regina in una partita davvero strepitosa. In maniera appassionata dico grandissima rimonta, una grande prova, sono pieno d'orgoglio e dovreste esserlo anche voi.
tutti molto felici, vamos. Allora, Mikko e la ciliegina sulla torta per il Lecce, davvero contentissimo, raga. Due gol, tanta roba. Ormai manca veramente poco, mancano 6 partite ed è finita questa prima stagione con Lecce. Sono molto ma molto soddisfatto. Allora, nel prossimo episodio che arriverà, non so, forse domani, se arriviamo a 1000 like, vi prometto che vi porto l'episodio domani. Quindi spollizzate e condividete il video perché è stra importante. Avremo le partite contro Juve, Stabia, Binoleffe e Savoia. In classifica siamo a quota 78, raga, tanta roba. Abbiamo proprio distaccato di un bel po' la Salernitana. E poi dietro la Salernitana c'è la Juve, Stabia e poi il Benevento. In fondo alla classifica, come al solito, Paganese, Melfi, Martina Franca, Ischia e Aversa, Normanna. Lasciate un bel pollicione in su perché se arriviamo a 1000 like vi porto un altro episodio domani con la finale di Coppa Italia, Lega Pro, Coppa Italia Serie C. Lasciate la vostra analisi qui sotto su queste tre partite, comunque su questo episodio. Ditemi se vi è piaciuto, ditemi cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale perché è stra importante, mi raccomando, è gratis, non è una cosa così difficile da fare. Condividete il video, aggiungete i preferiti, passate nei miei social da Instant Gaming se volete comprare anche Football Manager a poco prezzo. E noi ci vediamo dopo con un prossimo video. Sì, perché oggi le sorprese non sono finite.